Il calcio come strumento di integrazione. A Trento è nata una nuova squadra formata per metà da richiedenti asilo provenienti soprattutto dall'Africa. Il servizio di Alessandro Franzi. Sono nato in Italia, sono italiano, sono trentino. Però quando giro per la città, comunque rimane il colore della pelle. Younes Tahiri ha 21 anni, nato a Riva del Garda ed è uno dei giocatori di una nuova squadra di calcio trentina impegnata nel campionato amatori. Si chiama Intrecciante e mette in campo insieme italiani e richiedenti asilo. Obiettivo: integrare e superare gli stereotipi. E la prima cosa che vedono è che sono di origine marocchina, sono nordafricano. In questa squadra, nell'Intrecciante, non importa da dove sei, nessuno mi ha mai chiesto da dove vengo o comunque non importa la nazionalità. La nuova squadra è nata grazie a un bando finanziato dalla Fondazione Caritro e coordinato dalla WISP. 32 le persone coinvolte, età media 22 anni. Il debutto a Borgo è stato sfortunato, la prossima partita sarà a Moena. Prima sfida in casa sul campo di Mattarello l'8 ottobre. Serena Endrizzi è la coordinatrice del progetto. Il calcio come integrazione, come momento di scambio, interazione fra coetanei e non solo, nel senso che questa è una squadra particolare perché non si gioca solo a calcio, ma tutti prendono parte alla vita associativa. Sogno nel cassetto: organizzare anche una squadra di calcio femminile.